Credo che sia una delle pochissime manifestazioni palermitane che hanno raggiunto questi 25 anni, 25 edizioni. Una maratona che cresce nel 95 e cresce giorno dopo giorno. Lo dicono chi si è iscritto, lo dicono chi partecipa, 38 nazioni presenti da tutto il mondo arrivano per correre tra quelle che sono le bellezze di un percorso che è stato riconosciuto patrocinio dell'UNESCO. Quali sono le novità di quest'anno? Quest'anno abbiamo la partenza arrivo davanti al giardino inglese, partenza alle ore 9, abbraccerà un percorso che andrà da Mondello alla stazione centrale, chiusura al traffico totale e l'anima della maratona sarà il venerdì mattina alle ore 10.30 che si aprirà con l'Expo Maratona, dove tutti i partecipanti sia alla maratona che anche alla non competitiva, la famosa camminata del sorriso che raggruppa le scuole e le famiglie, andranno al giardino inglese per ritirare quelli che sono i pettorali di gara. Quest'anno tanti partecipanti da tutto il mondo, ma anche tanti turisti. Prevalentemente tanti turisti, perché la maratona non è soltanto una manifestazione sportiva, ma è una manifestazione sportiva turistica che attrae turismo da tutto il mondo. Basta dire New York, basta dire Londra, basta dire Roma, queste sono delle attrattive turistiche dove chi corre approfitta per conoscere la città e le bellezze della città. Per il 12° anno consecutivo siamo partner della Maratona di Palermo, perché noi crediamo che supportare le iniziative che possono contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio sia anche un compito di una banca e della banca che è la banca di riferimento per il territorio, un evento in grado anche di creare valore attraverso l'incremento dei flussi turistici, perché poi soprattutto in un momento di bassa stagione, quindi contribuire anche alla destagionalizzazione del turismo a Palermo, perché poi la maratona porta non solo gli atleti, ma gli atleti con le famiglie e crea anche tutto un indotto capace di valorizzare quello che è la bellezza della città di Palermo. Credo innanzitutto di ringraziare gli organizzatori, Vincenzo Alaimo e Totò Gebbia, che anche quest'anno per l'ennesima volta ci ospitano in questa che è una manifestazione che vuole da un lato accendere i riflettori su una patologia e su una, che ha un interesse in Sicilia enorme, conosciuta come talassemia o anemia mediterranea, meglio ancora, che colpisce l'8% dei siciliani in qualità di portatori sani di malattia, quindi uno su 270 coppie con il rischio di avere un bambino malato.